Oggi metteremo insieme due cose, una bella e una... Cominciamo con Scratch. Lo so com'è difficile scrivere linee di codice, fiori, lo so veramente. Ma Scratch lo rende una passeggiata, facendogli un semplice codice a blocchi che ti permette di fare quasi tutto. Ma ora basta parlare del buono e parliamo della parte cattiva di questa challenge. I giochi mobile. I giochi mobile sono dei giochi, beh, per dispositivi mobili, come quello in cui sto registrando e editando questo video, lasciamo perdere, che hanno a volte una cattivissima qualità. La maggior parte delle volte fanno schifo, vengono fatti per soldi e contengono cose molto strane. Lasciamo questo argomento. E oggi farò un gioco mobile su Scratch, come avete letto nel titolo e la copertina del video. Shadow Legends. Oggi non saremo su Scratch, ma siamo su una mod di Scratch che si può scaricare chiamata TurboWare, che effettivamente è più semplice. Quindi cominceremo con fare il background. Voglio fatto aspettare 20 anni, faremo i bordi del gioco mobile e finalmente potremo cominciare a scrivere delle linee. Però a creare il gioco semplicemente. Cominciamo. Oggi farò un gioco dove dovrai ci saranno due parti dello schermo tipo Subway Surfers, però fa schifo. E non lo sto mica facendo perché questo è tale e quale il minigioco che ho fatto in un altro gioco horror. Che è tale e quale lo sponsor di oggi. E quindi non so fare altro su Scratch, faccio schifo. Mannà! Comunque, mi sono dimenticata di dirvi che ho soltanto 24 ore per finire questo gioco. E credo che lo finirò in molto prima, siccome è... Seriamente, la cosa più semplice al mondo. Mentre finisco di scrivere il codice, che vedete che vi parlo dello sponsor di del video di oggi. Lo sponsor di questo video è... Non è Raid Shadow Legends, è Penguin's Story. Un gioco horror che ho fatto io. Però non ci giocate che fa schifo. L'ho già postato su itch.io. Se ci volete giocare a vostro rischio perché c'è un bug che non ti fa letteralmente funzionare il gioco, quindi dovrò lavorarci su perché problemino. L'ho pubblicato anche su Scratch dovrebbe funzionare e se all'inizio mi muovo trovare il gatto blu perché lui è il protagonista, spoilers, che cammina verso il primo sfondo, rifate perché quello è un bug che non so fixare. Però l'ho fatto in una settimana. Può sembrare tanto, ma è poco, siccome quella è la prima volta che ho fatto un gioco. Mi si è salvato e poi tipo ho perso tutti i file. Quindi continuiamo. Yippee! Non sono passati neanche 15 minuti e già abbiamo un prodotto finale. Beh, fa schifo, diciamolo. Però,
siccome è passato molto poco tempo, sto pensando di dare qualche rifinitura e beh, avvicinarci a 24 ore. Preparatevi per il gameplay intenso, oddio. Qui mi sono fatto dare un po' dalla rabbia e... distrutto tutto! Iscriviti se questo video ti è piaciuto, oppure lascia like e bye! Raid Shadow Legends.